Grazie Presidente. In premessa vorrei precisare che farò riferimento soltanto alle voci di spesa che sono di competenza dello sport e quindi mi riferirò direttamente a ciò che equivale a circa il 2 per mille, lo 0,2% del bilancio in termini quantitativi. Roma storicamente ha sempre avuto un rapporto un po' conflittuale con gli investimenti nello sport, in quanto o si sono sprecati decine, centinaia di milioni di euro con grandi opere inutili, e è ancora davanti ai nostri occhi tutti i giorni la vela di Calatrava, sono ancora davanti ai nostri occhi le piscine incomplete che dovevano essere pronte per i mondiali di nuoto e così via. E d'altro lato ha alternato invece investimenti molto ridotti, per non dire nulli, nei progetti più utili per chi pratica lo sport, quindi per l'impiantistica di base. E da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle naturalmente non ha introdotto nuovi sprechi, quindi coerentemente con il nostro programma elettorale, coerentemente con la nostra visione, che non prevedeva e non prevede la realizzazione di grandi opere inutili, non abbiamo ottenuto innanzitutto un primo importante risultato, appunto, che è stato quello di evitare e ridurre gli sprechi. Secondariamente abbiamo puntato grazie all'introduzione dei nuovi regolamenti, al partenariato pubblico-privato e alla finanza di progetto. Quindi il nuovo regolamento ha introdotto appunto all'articolo 15 questa possibilità, abbiamo effettuato degli incontri, ci sono state delle occasioni di confronto, tavole rotonde organizzate anche qui in Campidoglio, proprio per enfatizzare questo strumento che abbiamo introdotto. E, all'interno del piano degli investimenti invece che ci apprestiamo in questi giorni ad assestare, troviamo investimenti per oltre 1 miliardo di euro, dicevo, c'è quindi una parte di questi investimenti che sono necessari alla ristrutturazione degli spazi dove si svolgono le attività dei centri sportivi municipali. Quindi su questo 0,2% quindi del bilancio esprimo un parere di parziale soddisfazione, nel senso che la soddisfazione deriva dal fatto che questa cifra in passato era molto più inferiore, in alcuni casi prossima, in alcuni anni è stata veramente prossima allo zero, e infatti ci siamo ritrovati quando è stato effettuato la ricognizione sulle palestre scolastiche ad avere molti locali chiusi e altri in pericolo di chiusura nei prossimi anni, e quindi ci siamo immediatamente attivati per trovare le risorse per evitare questo tipo di problemi. E il criterio che è stato utilizzato per andare ad intervenire in questi spazi è stato un criterio dell'uguaglianza. Come ricorderete, sono state ristrutturate sia nel 2017 sia nel 2018 15 palestre, una per ogni municipio. E appunto qui a partire dalla metà dell'anno scorso è stato quindi avviato un lavoro, in quanto questo criterio di uguaglianza in realtà non assicura equità, in quanto ci sono municipi che hanno 16 palestre scolastiche, ce ne sono altri che ne hanno 60. Ci sono municipi che sono già riusciti o che riusciranno a ristrutturarle tutte entro la fine di quest'anno, ci sono municipi che ci segnalano che 10 palestre rischiano di chiudere a settembre perché potrebbero essere dichiarate inagibili. E d'altro canto queste differenze emergono anche dal lato delle entrate, ovviamente, quindi ci sono municipi i cui canoni di concessione per queste palestre ammontano a 50.000, 100.000, in alcuni casi a 150.000 euro, ci sono anche municipi che non riescono ad incassare nemmeno un centesimo, e ovviamente questo per vari problemi che affrontiamo in separata sede.
E quindi è stato appunto condotto un lavoro coordinato per arrivare a definire dei fabbisogni più puntuali, coinvolgendo quindi tutti e 15 i municipi, presidenti, direttori, uffici tecnici e assessori. E appunto di questo lavoro ho trasmesso il risultato alla giunta, ai consiglieri di maggioranza, e so che è difficile arrivare a una distribuzione puntuale, infatti non ci siamo riusciti, probabilmente non ci riusciremo neanche stavolta, ma comunque ritenevo appunto giusto farlo. E tra l'altro, in ogni caso, avere dei progetti pronti per realizzare appunto questi lavori necessari è già di per sé un risultato positivo importante, perché appunto indipendentemente da come poi sarà la gestione e la distribuzione finale delle risorse a disposizione di Roma Capitale, ci sono fortunatamente altri fondi, a partire da quelli della Comunità Europea, quelli governativi, quelli regionali, e ecco, tutto e i frutti di questo lavoro impegnativo condotto e portato avanti da tutti i municipi ha fatto sì che quest'anno, nel 2019, ben 37 progetti su palestre scolastiche sono stati finanziati da appunto bandi come il bando Sport e Periferie oppure il bando Pronti Sport Via, e quindi anche ecco, per quanto riguarda il bilancio del comune, effettivamente ancora una volta a costo zero siamo riusciti a realizzare degli interventi molto importanti. Questo dimostra quindi appunto che ci sono degli ambiti all'interno quindi delle strutture municipali e dipartimentali dove ci sono molti più progetti pronti a partire di quanti Roma Capitale ne possa finanziare. E questo significa che, ecco, che la buona programmazione che è stata fatta, così come la costante pressione che è stata trasmessa e coordinata, ripeto, a tutti i municipi, alla lunga produce dei risultati che definirei strabilianti, di cui quindi siamo fieri. E ecco, se penso al fatto che ci sono dei progetti pronti a partire, fermi, e nel 2018 è stato registrato un overshooting abbastanza alto, ovviamente non siamo contenti. Se pensiamo che sicuramente qualche decina di milioni di euro andrà a perdersi da qui alla fine dell'anno, uguale, non possiamo essere pienamente soddisfatti. Però è importante sottolineare quindi questo lavoro, che ha comunque un suo valore, anche se non vedrà la sua realizzazione adesso con la manovra che stiamo approvando, sicuramente ci saranno altre occasioni in futuro. E se penso che appunto quando siamo partiti con questa attività in occasione quindi della ricognizione che è stata realizzata sulle palestre scolastiche in occasione dell'aggiornamento del regolamento per i centri sportivi municipali, molti municipi non erano a conoscenza nemmeno delle dimensioni delle proprie palestre, quindi per poter rispondere alla richiesta fatta dalla Commissione sulle caratteristiche strutturali delle palestre, alcuni municipi addirittura hanno dovuto inviare i propri tecnici per andare a misurare le palestre e fare dei sopralluoghi, perché nessuna amministrazione si era mai impegnata con tanta attenzione a questo tema. E ecco, oggi invece abbiamo una mole di informazioni talmente preziosa che appunto arriviamo a, non solo sappiamo perfettamente oggi qual è il fabbisogno di cui necessitano le nostre strutture, ma addirittura Roma Capitale partecipa a dei bandi europei, bandi nazionali, e li va a vincere, e quindi
questo risultato lo rivendichiamo con orgoglio. Vado quindi a chiudere ricordando che nel 2017 tutti si stupirono del risultato ottenuto grazie appunto al primo bilancio di questa amministrazione, grazie al quale furono ristrutturate 15 palestre scolastiche, una per ogni municipio. Nel 2018 ci fu altrettanto stupore nel vedere confermato sia lo stanziamento in bilancio per questa voce che era stata trascurata da tutti, sia per la conferma quantitativa del numero di palestre sulle quali si è intervenuti, ripeto, 15. Nel 2019, al momento, quindi questo numero potrebbe aumentare, siamo arrivati ad avere ristrutturazioni su 72 palestre, quindi non il doppio, non il triplo, non il quadruplo, ancora di più. Un risultato sorprendente che rivendichiamo con grande orgoglio e per cui quindi lavoreremo comunque nei prossimi 2 anni per andare, se possibile, a migliorarlo ancora di più. Grazie.